Matteo Salvini è un vero rivoluzionario. Questo è il Corriere della Sera di domenica 26 luglio 2015 e io sono qua al bar dei cinesi che mi leggo il Corriere della Sera e ho pensato a Matteo Salvini, un vero rivoluzionario, perché e di rivoluzionari in Italia ne sono rimasti solo tre: Matteo Salvini, Nichi Vendola e Beppe Grillo. Perché sono dei veri rivoluzionari? Perché non molto tempo fa sono andati ad Atene per incoraggiare i greci a mettere no al referendum relativo alla malvagia troica, e quando ha vinto il referendum, ha vinto il no contro la malvagia troica, loro sono tornati in Italia tutti contenti, felici e contenti, perché, specialmente Matteo Salvini, perché ritenevano che la Grecia era un grande esperimento rivoluzionario. E poi è successo però che il prode rivoluzionario greco Yanis Varoufakis ha fatto una piroetta e assieme ad Alexis Tsipras ha firmato l'accordo con quella culona di Angela Merkel. Hanno firmato l'accordo con la troica, capito? Perché hanno fatto capire che loro i rivoluzionari Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis, veri puri rivoluzionari, ci vanno a nozze con la troica, perché la troica gli presta i soldi alla Grecia e così i greci possono continuare a mangiare, capito? Ecco cari amici, questo è uno dei nostri tre rivoluzionari italiani, e loro però ci sono rimasti male, specialmente Matteo Salvini ci è rimasto male quando Yanis Varoufakis ha fatto la piroetta, capito? Ha fatto la piroetta. Loro non se l'aspettavano che un vero rivoluzionario come Yanis Varoufakis facesse le piroette e che dicesse che con la troica ci sta bene. Sì, perché ha firmato i patti con quella culona di Angela Merkel, capito? Ha firmato i patti. Quella brutta culona di Angela Merkel, e da quel brutto culone di Angela Merkel e scendono 10 euro, e se non c'hai 10 euro non puoi mangiare. Beh, insomma, questa è la storia. E il nostro rivoluzionario Matteo Salvini, e l'esperimento greco non si è realizzato, ma forse verrà realizzato l'esperimento rivoluzionario italiano. Vabbè cari amici, io qua mi fermo, sono sempre qua al bar dei cinesi. E a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.